Salve a tutti e bentornati sulle frequenze di Radio Passenger VF, la radio libera della Val Fortore con sede a Baselice. Noi siamo nei nostri studi bolognesi, ancora una volta, per una nuova puntata che avrà per tema Niccolò Ammaniti, come avrete anche potuto leggere dal titolo della puntata di oggi. E iniziamo subito con delle premesse parlandovi appunto della copertina che abbiamo utilizzato. Quella bellissima ballerina di burlesque che abbiamo scelto come copertina di oggi. Ci teniamo a dire che non ha assolutamente alcuna relazione con ciò di cui stiamo per parlare. L'abbiamo scelta semplicemente per dare un tono alla nostra copertina, perché è davvero bellissima, mi piace moltissimo quel disegno, e anche per omaggiare, l'autore di quel, di quel, di quel, di quel, di quel Di quel di quello, di quel di quello, e cioè Giupa, Jacopo Pacioni, al secolo Jacopo Pacioni, che un po' ha ispirato questa puntata perché è stato lui che ci ha consigliato di leggere Niccolò Ammaniti. E noi siamo entrati in questo tunnel, un tunnel fatto di racconti e romanzi, leggendo questo autore che è diventato una vera e propria droga dalla quale ancora non riusciamo a disintossicarci. Quindi ringraziamo e salutiamo Giupa per averci smerciato sotto banco un po' di letteratura italiana. Noi oggi vi vorremmo parlare naturalmente di Niccolò Ammaniti. Non vi parleremo dei suoi romanzi, non entreremo nel dettaglio dei suoi racconti. Vogliamo parlarvi di casi editoriali, e cioè di come Niccolò Ammaniti è giunto a pubblicare i suoi romanzi o le raccolte dei suoi racconti. Lo vogliamo fare perché si tratta di cose veramente molto divertenti, almeno per quanto mi riguarda sono divertentissime le storie che lui racconta ogni tanto su come è arrivato a pubblicare alcuni suoi scritti. E noi vorremmo appunto rendervi partecipi di queste storie e raccontarle anche a voi. E quindi partire subito con il raccontarvi come Niccolò Ammaniti è giunto alla pubblicazione del suo primo romanzo. Bisogna fare delle premesse anche qui. Niccolò Ammaniti è un classe 1966, nato a Roma. I suoi libri, scusate, e i suoi romanzi sono ambientati nella Roma che lui ha vissuto e anche nei dintorni, in provincia. Nel 1994 pubblica per una casa editrice romana, che si chiama EDS, il suo primo romanzo, Branchie. Ma come è arrivato alla scrittura di questo romanzo? Quando aveva soltanto 28 anni, quindi molto giovane. Niccolò Ammaniti studiava biologia, era arrivato alla fine, doveva scrivere la tesi di laurea, viveva a casa con i genitori e aveva detto ai suoi genitori: "Sto scrivendo la tesi, mi laureo." Il papà e la mamma erano molto felici perché il proprio figlio si stava per laureare in biologia. In realtà lui non stava scrivendo la tesi, stava scrivendo il suo primo romanzo, Branchie, che noi ancora non abbiamo letto, lo faremo, comunque riuscirà a pubblicare, appunto nel 94. Il problema è che quando il padre di Ammaniti scopre che non era la tesi ciò che stava scrivendo, lo caccia di casa, lo caccia di casa e Niccolò Ammaniti inizia la sua vita da squattrinato, cacciato di casa e scrittore, diciamo senza una lira, perché poi nel 94 riesce sì a pubblicare, ma non è che sia stato pagato così tanto per il suo primo romanzo. E quindi nel 94 riesce a pubblicare Branchie, ma resta comunque squattrinato. I genitori in realtà gli davano una mano dal punto di vista economico, ma comunque diciamo che è divertente pensare che appunto invece di scrivere la tesi di laurea uno si mette a scrivere un romanzo. Comunque nel 96 arriva quella che potrebbe essere considerata una svolta, perché viene chiamato dalla Mondadori, che voleva ripubblicare il suo primo romanzo Branchie. Si tratta di una notizia bellissima, e infatti Ammaniti si reca a Milano per poter parlare con appunto il capo di redazione, il capo dei capi della Mondadori, per appunto cercare di capire un po' quali erano i termini della faccenda. Quindi prende un treno
E lui ha il 96, appunto, ha 30 anni, comunque giovane, squattrinato, e sta andando a colloquio con il capo di una delle più importanti case editrici italiane. È in ansia, non riesce, non sta nella pelle, si addormenta sul treno. Si addormenta sul treno e al risveglio a Milano si rende conto che gli hanno sfilato il portafogli. Quindi lui si ritrova in stazione centrale, senza una lira, senza il cellulare perché all'epoca non esistevano e senza sapere nemmeno dove andare perché lui non conosceva l'indirizzo della Mondadori. Quindi, per di più era in ritardo perché il treno aveva fatto ritardo. Quindi inizia a elemosinare qualche centesimo di lire per poter fare una telefonata alla Mondadori, come quello che vediamo anche oggi, no? Nelle stazioni centrali. Uno scrittore doveva chiamare la Mondadori. Chiama finalmente il centralino della Mondadori, gli risponde una gentilissima segretaria, alla quale Niccolò chiede appunto di poter parlare con il signor Ferrari. E la segretaria gli risponde: sì, certo, ma qui lavorano una quarantina di signor Ferrari, tu con chi vorresti parlare? E Niccolò Ammaniti, che non conosceva il nome appunto del capo della Mondadori, dice: guardi, dovrei parlare con il capo della redazione, dovrei parlare per il mio romanzo. Ah, ma quindi lei intende Giancarlo? Sì, intendo Giancarlo. Parla con il capo della Mondadori, il gentilissimo signor Ferrari, al quale chiede: scusi, ma ci posso arrivare? Non è che posso arrivare a piedi dalla stazione, alla Mondadori? E lui gli fa: no, guarda, a piedi non ci puoi arrivare, però se è un tassista qualsiasi, tu gli dici che devi andare alla sede centrale della Mondadori, lui ti porta perché tutti a Milano conoscono questo posto, questa sede. Allora Ammaniti è costretto a confessargli appunto di aver subito un furto e il gentilissimo signor Ferrari gli dice: guarda, sei in ritardo di un'ora, però ti aspetto qua sotto, tu vieni col taxi, lo pago io. E quindi Ammaniti si ritrova a parlare con il capo della Mondadori nella sede centrale dopo un'ora di ritardo e appunto con un taxi pagato dalla Mondadori stessa. Voi direte: è finita qui? No, non è finita qui perché la Mondadori era stata appena acquistata da Silvio Berlusconi e siccome voleva acquistare il suo romanzo Branchie, doveva acquistarlo dalla casa editrice EDS di Roma. Però già all'epoca Berlusconi rappresentava un po' il male per chiunque avesse un minimo di senso civico e alla EDS avevano un sacco di senso civico e avrebbero venduto un braccio, ma non il romanzo di Ammaniti, alla casa editrice di Berlusconi. E quindi Ammaniti gli dice: guardi, non si può fare proprio nulla, la EDS non ve lo vende il romanzo, non si può fare davvero, davvero niente per questa cosa. E il signor Ferrari gli dice: vabbè, allora guarda, il prossimo romanzo che scrivi, se lo scrivi, tu faccelo leggere e se è una cosa fatta bene, noi comunque te la pubblichiamo con piacere. Ammaniti aveva con sé dei racconti che potevano essere pubblicati, mancava poco per la stesura finale, gli dice appunto che volendo c'erano quelli da pubblicare. Ma il signor Ferrari era scettico e gli dice: guarda, i racconti non si vendono, non hanno mercato, è una cosa strana quella dei racconti, la gente preferisce i romanzi, meglio scrivere romanzi perché la gente compra quelli. E Ammaniti non aveva nient'altro da offrire, però nello stesso anno si mettono d'accordo, lui scrive un racconto molto più lungo, diciamo, degli altri, che si chiama L'ultimo capodanno dell'umanità, che verrà inserito in questa raccolta di racconti, un racconto molto corposo, sì, è un piccolo romanzo praticamente, e con queste premesse riesce finalmente a pubblicare con la Mondadori la sua prima raccolta di racconti che si intitola appunto Fango e noi ce l'abbiamo qui e naturalmente ve la consigliamo. Qualche anno dopo, o meglio l'anno dopo, nel 1997, Ammaniti riesce a pubblicare con una casa editrice più grande e quindi anche più, diciamo, potente, perché poteva distribuire il libro anche molto più lontano di quanto potesse arrivare la EDS, e
Però non è la Mondadori che pubblica il suo romanzo, perché l'AIDS lo vende alla Einaudi, mai, poi mai, alla Mondadori. Questo era il primo aneddoto di oggi. Noi ne abbiamo altri da raccontarvi, molto più brevi e forse anche più simpatici. Questo qui è forse un po' macchinoso. Ad ogni modo, prima di farlo, dovete sorbire la prima canzone di oggi, che proviene dalle nostre canzoni di passaggio, le canzoni di passaggio di Radio Passenger. È una canzone che ha per tema Halloween. E voi vi domanderete, ma perché ce la fai ascoltare adesso a Natale? Perché ad Halloween non abbiamo fatto puntate, quindi dobbiamo per forza farvela ascoltare ora. Voi lo sapete che noi siamo una radio perennemente in ritardo, e infatti vi annunciamo già da ora che la canzone di Natale la ascolterete a Pasqua. No, non è vero, o forse sì, non lo so. Comunque adesso ascoltiamo una canzone che si chiama Zuppa di Topo. Ogni festività ha la sua specialità, ogni manifestazione ha la sua libagione. A Natale, il capitone. A Capodanno, lo zampone. La pizza, ogni dì. Zuppa di topo, solo ad Halloween. La specialità di Halloween, la specialità di Halloween, la specialità di Halloween è la zuppa di topo. La sera ci sarà la sagra della zuppa di topo, la organizzerà la Proloco. La ricetta per preparare una zuppa di topo davvero speciale consiste sempre nell'affettare un topo alla julienne. Dopo averlo affettato, il topo va versato in padella e mantecato con pomodoro e una noce di burro. Dopo una lenta e attenta cottura, la zuppa è pronta per la stagionatura. Aggiungete un po' di pepe qui e lì, sarà pronta per Halloween. La specialità di Halloween, la specialità di Halloween, la specialità di Halloween è la zuppa di topo. Stasera ci sarà la sagra della zuppa di topo, la organizzerà la Proloco. Continuo adesso la narrazione di quanto accadde nella prima edizione, quando decidemmo per scherzo, per gioco, di organizzare davvero la sagra del topo. Erano i tempi del lazzo e del riso, erano i tempi del vino profuso, quando il presidente con ghigno fetente disse faremmo mangiar topo alla gente. Gli altri ancora più avvinazzati ridevan, scherzavan tutti beati, mentre qualcuno più irriverente un manifesto stampo repente. L'idea era assurda e inusuale, secondo qualcuno però geniale. Le casse languivano e costava poco aprire la caccia al topo. La specialità di Halloween, la specialità di Halloween, la specialità di Halloween è la zuppa di topo. Stasera ci sarà la sagra della zuppa di topo, la organizzerà la Proloco. Fu così che il povero roditore da un giorno all'altro ebbe terrore non più dei gatti né dei loro artigli, bensì dell'uomo, di tutti i suoi figli. Ma l'uomo è astuto, di tecnica armato, dominatore di tutto il creato, si appostò con pazienza e con cura per catturare ogni ambita creatura. In breve tempo venne cucinato un calderone di topo stufato, e già si ballava, si cantava forte, la sagra del topo era alle porte. La specialità di Halloween, la specialità di Halloween, la specialità di Halloween è la zuppa di topo. Stasera ci sarà la sagra della zuppa di topo, la organizzerà la Proloco. La stramba notizia del nefasto evento era corsa veloce, volata col vento. La gente accorreva, giudicava bello chiamare ad Halloween topo il vitello. Non credevamo di poter vedere tutta quella ressa seduta a mangiare il frutto delle nostre menti malate. Di zuppa di topo vendemmo palate. Una donna paffuta, molto ridente, di persona ringraziò il presidente e con una coda di topo tra i denti gli snocciolò tutti i suoi complimenti. Fu così che a suon di cucchiaiate di zuppa di topo vendemmo tonnellate
e decidemmo con gran soddisfazione: la sagra del topo avrà un'altra edizione. La specialità di Halloween, la specialità di Halloween, la specialità di Halloween è la zuppa di topo. Stasera ci sarà la sagra della zuppa di topo, la organizzerà la Proloco. Zuppa di topo, quello che avete appena ascoltato era un'altra nuovissima canzone di passaggio di Radio Passenger VF. E come vi dicevamo, a Natale probabilmente ce ne saranno altre, ma verranno pubblicate naturalmente verso Pasqua più o meno. Torniamo a Niccolò Ammaniti, ad altri episodi della sua vita editoriale, sperando di appunto essere un po' più brevi rispetto a prima. Forse un po' troppo macchinoso la storia della Mondadori, non lo so. Ci ho provato più volte a rifarla, ma più corta di così proprio non mi viene. Va bene, ma lasciamo stare il meta teatro e il meta radio per parlare invece di questo nuovo caso, questo nuovo aneddoto che riguarda sempre le raccolte di racconti, perché Ammaniti ama molto scrivere racconti. Lui dice che se il romanzo può essere considerata la storia, una storia d'amore, un racconto invece è la passione di una notte, perché sono più brevi naturalmente. Ammaniti scrive il suo primo romanzo, abbiamo detto, nel 1994. A più di 20 anni di distanza, Ammaniti è uno degli scrittori italiani più apprezzati e anche conosciuti anche all'estero. I suoi romanzi sono pubblicati in 44 nazioni diverse e nel 2007 è stato insignito del premio Strega, che è il più importante premio letterario italiano, per il libro, per il romanzo Come Dio Comanda. Ci sono stati anche numerose rifacimenti cinematografici dei suoi scritti, tra cui anche il primo Capodanno dell'Umanità, l'ultimo Capodanno, scusate, dell'Umanità, e lo stesso Come Dio Comanda. Nonostante questo, anche dopo il 2007, quindi dopo appunto aver raggiunto l'apice della sua carriera, Ammaniti ha ancora problemi a pubblicare i suoi racconti. E lui racconta, in alcuni casi, che lui aveva ancora una volta una serie di racconti completi che dovevano soltanto andare in stampa. E lui andava, faceva il giro delle sette chiese nelle case editrici e diceva: guardate, io avrei questa serie di racconti, questa raccolta andrebbe solo pubblicata. E gli rispondevano sempre la stessa storia, sempre con la stessa bugia, e cioè: guarda, il momento è un po' così, non è il caso, lo sai, i racconti non vendono. C'è poi il problema della crisi economica, la crisi dell'editoria. Guarda, il momento è delicato, lascia stare. Ammaniti ci riprovava spesso a somministrare i propri racconti e la risposta era sempre questa: guarda, lascia stare, magari tra un po', vediamo un po' se si sblocca un po' il mercato, ma meglio il romanzo, il momento è delicato. Nel 2012 Niccolò Ammaniti si stanca, va dalla propria casa editrice e dice: guardate, io sono diventato uno scrittore famoso, adesso voi mi pubblicate la mia raccolta di racconti e la intitolate, gli date il titolo di Il momento è delicato. E noi ce l'abbiamo qui, è stata chiamata proprio così, Il momento è delicato, in onore appunto delle bugie che gli dicevano per non pubblicare i suoi racconti. È molto divertente questa storia, però c'è anche un fondo di verità, perché in effetti i racconti, non si sa perché, vendono meno dei romanzi. I lettori, a quanto pare, preferiscono un romanzo piuttosto che una serie di racconti. Eppure Ammaniti ama tantissimo i racconti, infatti racconta anche che quando lui era più giovane, prima di entrare in treno alla stazione di Roma, andava sempre a spulciare in quei luoghi, dei tabacchini, dei sali e tabacchi,
tra quegli scaffali dove in genere non andava nessuno e che contenevano invece le raccolte di racconti. Lui ne prendeva uno senza pensarci troppo e poi se lo portava in treno, naturalmente dopo averlo pagato, per poterlo leggere durante il tragitto. E quindi lui riesce, dice di non capire come mai vendano meno. Eppure è così. Questo però non è l'ultimo aneddoto di oggi, perché forse il più divertente l'abbiamo tenuto alla fine, anche per questioni di climax, ecco, per evitare che adesso voi schiacciate un bottone e ascoltiate qualcos'altro. No. Un aneddoto che non riguarda la vita editoriale, ma la vita di scrittore di Niccolò Ammaniti, che non apprezza molto andare in TV, non apprezza molto partecipare alle conferenze. Lui, diciamo, si presta soltanto in occasione dell'uscita dei suoi libri, cosa che non avviene nemmeno molto spesso, perché per esempio per pubblicare il romanzo Come Dio Comanda, che gli ha fatto vincere il premio Strega, che ce l'abbiamo qua, un bel mattoncione di quasi 500 pagine, ecco, ci ha messo 5 anni per scrivere Come Dio Comanda, quindi ce ne ha messo davvero tanto di tempo e nel frattempo non è che lui si faccia vedere molto. Quando era giovane, quando era più giovane, adesso ha soltanto 51 anni, ma quando era più giovane venne invitato, proprio in quanto giovane scrittore, a una conferenza tenuta e organizzata niente po' di meno che dal professor Azor Rosa. Io non è che lo conosca tanto, però so che è un nome abbastanza importante, per una conferenza a Roma, la quale avrebbe partecipato, oltre alla mia dislessia, anche Alessandro Baricco. Niccolò Ammaniti non voleva andarci a questo convegno, però gli avevano detto che si sarebbe tenuto dopo 7 mesi. Ho detto: vabbè, tra 7 mesi sai quante cose succedono, ma sì, dai, adesso dico di sì, però 7 mesi ce ne vuole perché arrivino poi, sai quante cose succedono nel frattempo. E invece i 7 mesi passano e diventano domani. Domani ci devi andare a questo convegno. E Ammaniti va nel caos, va nel panico, entra in ansia, non vuole assolutamente andarci. È talmente in ansia che cerca le scuse possibili per evitare, di andare, per piazzare il pacco, il famosissimo pacco. Sa che non può giocarsi la carta dell'influenza, non gli avrebbe creduto nessuno, perché sapevano com'era fatto. E lui ha iniziato a pensare, ci voleva qualcosa di più forte dell'influenza, qualcosa che potesse essere creduto. Allora, la sua mente ha un'illuminazione. A fianco all'università in cui doveva recarsi c'è un ospedale. E lui pensò: adesso prendo la Vespa, mi vado a schiantare contro un muro vicino all'ospedale, così mi devono portare al pronto soccorso, tutti vedono che io sto andando al pronto soccorso e non posso andare alla conferenza. Questa cosa non l'ha soltanto pensata, l'ha anche fatta, perché lui ha preso la sua Vespa e si è andato a schiantare contro un muro vicino all'università e all'ospedale, in mezzo. Il problema è che lui ha distrutto letteralmente la sua Vespa, ma nell'impatto non si è fatto nulla. E quindi ha dovuto, suo malgrado, andare alla conferenza con Asorrosa e Baricco. Voi direte un pazzo scatenato. Assolutamente sì, però è anche molto divertente. Almeno a me ha fatto ridere un bel po' quando l'ha raccontata. E vi consiglio di ascoltarla dalle sue labbra, perché è molto più bravo di me nel raccontare, naturalmente. Trovate tutto su YouTube, sono le sue poche apparizioni. Ascoltatelo anche perché racconta molte altre storie che noi non possiamo comprimere in questa puntata. Sarebbe bello, ma ci sono altre storie che lui racconta sui suoi colleghi, sul fatto che lui prende in giro, per esempio, Baricco. Lo prende in giro perché gli dice che è uno furbo, che pubblica romanzi corti, che mette il corpo 18 per poter scrivere poco e guadagnare tanto. La classica bariccata la chiama lui. È davvero divertentissimo. E quindi ve lo consigliamo. Noi però siamo giunti alla fine della puntata di oggi. Vi assicuro che l'abbiamo provata tantissime volte. Ci abbiamo messo sempre più entusiasmo fino ad arrivare a questa prova, che sarà finale, non ne faremo più, si spera. A meno che non dico qualcosa di pessimo proprio ora. Vi ringraziamo se siete giunti alla fine della puntata insieme a noi. Ringraziamo Giupa al secolo, Jacopo Pacioni per l'idea. Ringraziamo Spock
che ci sta seguendo sicuramente e sta abbaiando di piacere in questo momento per la puntata. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che naturalmente è una grossa incognita per chiunque. Vi diciamo che nella biblioteca di Baselice è presente il secondo romanzo di Ammaniti, anche quello bellissimo. Si intitola Ti prendo e ti porto via, quindi se volete potete avere anche un assaggio in quel di Baselice di Ammaniti. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata e niente, vi ringraziamo se siete giunti in fondo insieme a noi. A presto.